Oggi è veramente una giornata particolare per un motivo molto semplice, perché portiamo il mondo del kayak ai militari, ai figli dei militari che ci hanno aperto il loro lido, ci hanno cercato, hanno voluto collaborare con noi per questa iniziativa bellissima che è un open day legato ai loro figli e anche a loro stessi. Questo lascia presagire che è solamente l'inizio di un'ulteriore collaborazione che il Circolo Canottieri Agropoli metterà in atto. Sicuramente, sicuramente. Oggi non siamo soli qui, perché oltre ad esserci noi c'è anche l'associazione Punta Tesino che ormai è diventata dei nostri fratelli di mare. Sono 3 anni che collaboriamo insieme e proprio oggi, poco prima che tu arrivassi, abbiamo deciso insieme di organizzare un raduno il 13 settembre, estate inoltrata, cioè superata ormai verso l'autunno, dove percorreremo un po' le coste del sud per la tutela e l'ambiente che insieme provvederemo a salvaguardare. Sport, tutela, promozione, tutto che quindi viaggia di pari passo. Sì, Antonio, lo sai, questo è il nostro percorso da ormai 6 anni che con il nuovo consiglio direttivo stiamo attuando. In più non ci dimentichiamo la collaborazione che stiamo avendo con il Cilento for All, è proprio il 7 settembre, la settimana prima, come sempre nel Lido di Capaccio Pessum, lo Chiné, dedicheremo una giornata con una sorpresa, Antonio. Non posso dire ancora niente, ma ci sarà una sorpresa di un percorso che abbiamo iniziato lo scorso anno col sindaco Palumbo. Una bella giornata, ormai dico che siamo quasi in tour facendo una serie di eventi, una serie di iniziative sempre finalizzate alla promozione di questo sport, quindi del kayak e della canoa. Oggi siamo qui ospiti del Lido dell'Esercito di Pestum che per promuovere appunto questa attività sportiva a livello amatoriale oppure a livello agonistico. Abbiamo dato degli rudimenti principali per andare in canoa e in kayak. Quindi abbiamo fatto vedere tecnicamente ai ragazzi, ai bambini, ma anche agli adulti, qual è l'impugnatura della pagaia, sostanzialmente come si trova l'equilibrio in kayak, quali sono le quattro fasi della pagaiata, quindi l'attacco, la propulsione, la spinta, lo svincolo e la rotazione del polso. E quindi abbiamo fatto capire qual è il gesto atletico sostanzialmente per cui da utilizzare per andare correttamente in canoa e quindi per praticare questo sport. Ringraziamo il Circolo Canottieri di Agropoli per aver recepito il nostro invito e per aver in maniera così fattiva avviato i bambini a questo tipo di attività. Speriamo che in un futuro prossimo si possa ripetere perché l'attività è bella e i bambini sono fortemente motivati a stare in acqua e soprattutto a divertirsi con la canoa. Tra l'altro già la prima risposta è stata importante, oggi i bambini si sono divertiti, erano incuriositi, hanno praticato con molto entusiasmo canoa. Sì, è vero, erano veramente in tanti, non ci aspettavamo una partecipazione così ampia. Speriamo che quindi anche l'anno prossimo possiamo ripetere questo tipo di attività e che ancora di più rispondano al divertimento e allo sport.